Per esempio, io dobbiamo. Questa manifestazione, a mio avviso, è anche. C'ha un taglio, come dire, molto interpersonale, perché da questo gruppo di giovani, come dire, che io mi sono allevato, che sono questi sette che hanno collaborato con me a mettere insieme tutta questa cosa, fino a persone che per affinità elettive, direi, cioè di percorsi, ci siamo incontrati alla fine su questo progetto della Cina, che naturalmente, occupandomi io da più di 40 anni di cinema, amando questo paese, per me già questo è un risultato e sono molto felice. A proposito di Agnello, voglio dire solo due cose. Così è avvenuto il nostro incontro, il mio primo incontro è avvenuto con le sue fotografie, io non lo conoscevo proprio, a Parigi, in una galleria di nostre amiche, ho visto queste fotografie spettacolari, secondo me che erano un pugno nello stomaco che lui ha fatto di tutto il periodo della famosa monnezza, tra virgolette, napoletana. Erano delle opere d'arte, in bianco e nero, in cui i cumuli di immondizia diventavano schemi umani con questi paesaggi meravigliosi, con queste chiese barocche sullo sfondo, oppure questi paesaggi di degrado urbano che noi siamo abituati a conoscere. Quindi ho chiesto di conoscere Agnello, così è nata questa cosa. Poi parlando, dato che lui sapeva che ero sinologa, mi ha detto che lui da molti anni stava facendo questo lavoro con un taglio molto antropologico sulle comunità straniere, prima di tutto in campagna, infatti lui ha fatto pure dei bellissimi lavori, per esempio sugli africani in terra di lavoro, quindi provincia di Caserta, eccetera, che poi da alcuni anni aveva cominciato delle comunità cinesi in campagna, quindi dalla Duchesca a San Giuseppe Vesuviano al Chinatown che sta dietro via Gianturco, per poi avere tanto interesse da ricostruire, come dire, questo percorso dei cinesi in Italia, quindi Prato, quindi via Sarpi, eccetera. E allora, quando è nato l'Istituto Confucio ormai 2 anni e mezzo fa, lui me l'ha proposto, io sono stata molto contenta, diciamo che questo rimane un progetto e una promessa d'Agnello. Questo è un momento, anzi lo ringraziamo per la sua generosità di aver messo a nostra disposizione queste immagini, anche le belle fotografie che lui materialmente, da solo, in maniera artigianale, ha incorniciato e appeso e inchiodato ai muri, perché qui abbiamo fatto tutto da soli, nel bene e nel male. Ma volevo dire soprattutto questa mia introduzione a lui, che ormai è un grande fotografo, che avrà un bellissimo libro da Aperture, che è la più grande casa editrice di fotografia, e poi Agnello, vedete i casi della vita, una delle sue fotografie di una piazza romana sta rappresentando l'Italia in questo momento a Shanghai all'Expo. Quindi in maniera del tutto casuale, ma forse non casuale, era un destino che si doveva incrociare, c'è stata questa sua, come dire, interferenza piacevole con la Cina e le persone che la amano come me. E quindi ora vediamo che cosa ci ha scelto di questo materiale enorme che lui ha, con la promessa che il Confucio organizzerà nei tempi più brevi, entro un anno, ma secondo me in luoghi degni ed adatti come questo, altri di Napoli, una mostra completa di tutto questo lavoro, che è costato molto lavoro e fatica e tempo ad Agnello, il percorso delle comunità cinesi in Italia. E quindi sempre questo discorso sull'integrazione, appunto come l'ha fatto Joe Mangone, come l'ha fatto lo stesso Giuseppe Russo. È chiaro che poi l'occhio, la sensibilità di un fotografo certamente coglie delle analogie ed è portato a scegliere dei soggetti, delle visioni, dei paesaggi a seconda della propria personalità. E allora, buona visione. Grazie Io approfitto, come dire, per collegarmi agli interventi che sono stati fatti prima di me. Appunto, questo lavoro, come si diceva prima, è un lavoro sull'immigrazione cinese nel nostro paese. E quindi si tratta di un lavoro che io ho iniziato dal 1996, in cui partendo da Napoli, dalla Campania, man mano mi sono spostato in varie città italiane dove la comunità cinese è presente in maniera
notevole, quale Roma, Prato e Milano, dove la comunità cinese è la più antica. In realtà io non mi interesso soltanto della comunità cinese, ma il mio lavoro ha una dimensione più, come dire, globale, perché mi interesso di popoli, di uomini e di donne che vengono dall'Asia, dall'Africa e dal Sud America. Sono circa 20 anni che tratto questo argomento e in questi circa 20 anni ho contattato oltre 150 gruppi etnici, per cui immaginate la pluralità della nostra popolazione. Questa introduzione serve anche a far capire insomma, la consistenza di questo lavoro. È un lavoro che comunque è da dentro, nel privato di questi uomini e di queste donne. È un lavoro che in qualche modo vuole anche andare oltre lo stereotipo di questo popolo. Oggi in maniera indiscriminata, come dire, si usano parole come cultura, culture, che come dire, sono quasi un sinonimo di razza, quindi come dire, una forma di razzismo senza razza, perché quando si parla di cultura a volte non si sa neanche cosa si dice. E quindi entrare dentro il privato di questi uomini, di queste donne, tu più entri più ti accorgi che poi esistono delle differenze profonde, e non si parla di cinese, ma si parla di cinesi. Queste persone hanno un nome, hanno un cognome, hanno una vita privata. È quello che io volevo conoscere, è quello che io volevo sapere, perché io ho il privilegio, come dire, di essere fotografo. Il fotografo è anche una persona molto curiosa, e la curiosità mi spinge a conoscere e non ad avere quella conoscenza che di solito ci viene dai media, spesso distorta, e ci fanno capire che è un paese che va in altre direzioni. Nel processo migratorio di queste persone, loro vengono nel nostro paese perché vogliono lavorare, e spesso l'altro viene visto come il capo espiatorio dei nostri problemi, no? In realtà la questione è tutt'altra. E quindi io viaggio all'interno di questa, all'interno del privato di queste persone, e mi accorgo che anche una festa, il loro modo di mangiare non è quello che è lo stesso di quando andiamo nel ristorante cinese, è tutt'altro. E c'è un universo. Ecco, io sto facendo una panoramica, come vedete, insomma, è un viaggio tra varie città. Qui adesso ci troviamo a Napoli, una delle loro manifestazioni. Sembra quasi che la presenza massiccia di questo popolo, insomma, si ritrova in alcune fotografie che abbiamo visto prima, di altri, e quindi c'è un ritorno. Ecco, per questo approfitto, tra virgolette, no? Su quello che è già stato fatto vedere prima. Ecco, io mi soffermerei un attimo su questa foto perché ne sono particolarmente fiero, non tanto per la foto, ma perché questa manifestazione è la prima che è stata fatta in Italia. Ecco, io all'epoca mi trovavo, insomma, una mattina, verso le 6 del mattino, ricevo una telefonata e un amico cinese mi diceva: noi stiamo organizzando una manifestazione e abbiamo bisogno che tu ci dai una mano perché non conosciamo giornalisti. Ecco, insomma, allora io mi do da fare, e in un giro di 2-3 ore ci mettiamo su un gruppo di giornalisti per promuovere questa manifestazione. È la prima volta che si fa una manifestazione in Italia dei cinesi. E loro appunto reclamavano dei diritti fondamentali, cioè loro volevano avere essere tutelati, non volevano essere più, insomma, nel loro negozio di solito a Napoli c'è l'abitudine che si passa, si prendono gli oggetti e se ne vanno senza pagare, e loro, a loro questa cosa non stava bene, cioè, e quindi
Io di questo appunto sono veramente contento perché ho dato una mano, penso di aver dato una mano a queste persone ad esprimere per la prima volta un loro sentimento. Spesso dice Napoli, siamo a Napoli, qui con precisione siamo fuori al comune, a Piazza Domicilio. Ecco, ed è chiaro che nel mio viaggio all'interno di questo privato sono entrato anche nelle fabbriche dove si lavora tanto, ma veramente tanto, e a volte è vero anche in condizioni precarie, ma queste sono persone che devono portare dei soldi a casa e quindi bisogna... poi questa donna è bellissima, insomma. Ecco, anche questo, la medicina, qui ci troviamo a Prato, per Capodanno cinese, matrimonio, manifestazione, sono tutte foto di un privato. A volte non si capisce dove ti trovi, se stai in Italia oppure ti trovi in Cina, ma è giusto che sia così, insomma, che questa sorta di ambiguità. Anche qui, adesso ci troviamo a Prato, durante il Capodanno cinese. Ecco, qua siamo a Napoli, sempre una festa organizzata dall'Orientale, credo qualche anno fa. Ecco, qui è un altro momento in cui vengono degli artisti cinesi, insomma, e quindi loro chiamano gli artisti più famosi. Ecco, i loro cantanti. Io un'altra cosa che vorrei dirvi è che ve lo dico perché io prima di essere fotografo, come dire, sono stato pure io un emigrante, per cui un emigrante quando parte si cristallizza il pensiero, si cristallizza la memoria. E quindi quando vai in un altro luogo, cioè è come se il tempo si fermasse e tutti i tuoi ricordi si rimangono nel momento in cui tu sei partito. Poi il paese d'origine cambia, però il tuo pensiero rimane fermo nel momento in cui tu parti. E trovare reiterare delle cose, far tornare delle persone e avere un ricordo del passato. Poi non ti rendi conto che nel paese d'origine, quando ci ritorni dopo 10-15 anni, è cambiato tutto, in particolare in Cina. Ecco, questa esperienza l'ho provata pure io. Quando sono partito e sono stato fuori per qualche anno, quando sono ritornato in Italia mi sono reso conto che il mio pensiero forse era antico e quindi le cose non erano cambiate. E quindi, io faccio questo lavoro non soltanto come fotografo, ma come persona che in primis ho visto, che cosa significa andare in un altro paese e subire spesso una violenza di un popolo autoctono che in qualche modo non ti accetta perché l'altro è sempre colui che dà fastidio, perché noi abbiamo delle norme, delle regole, che vediamo nell'altro qualcuno che ci infastidisce, ci toglie lavoro. In realtà le cose non stanno così, insomma, e questo lo sappiamo benissimo. Per cui io vi faccio vedere le immagini, per cui il mio pensiero, ecco, è difficile che trovate un cinese che si mangia una pizza, insomma, però voglio dire, io l'ho fotografato per un altro motivo, l'ho fotografato perché, insomma, io vi devo anche raccontare le mie esperienze, perché vista che lavoro da anni, io ho visto dei micro cambiamenti. Per esempio, io mi sono emozionato una volta di sera, verso le 10:30 di sera, io stavo tornando a casa e alla ferrovia vedo un uomo e una donna cinese che camminano mano in mano e si baciano. Signori miei, è stata un'emozione tremenda, cioè una cosa bellissima. Io non ho mai visto una cosa del genere, perché per chi conosce questo popolo, per chi conosce questi uomini e queste donne, sa benissimo che baciarsi per strada è un atto, insomma, è un'evoluzione. Cioè loro lo fanno in privato, vederli per strada a Napoli per me è stata una cosa magnifica. È come questo signore, un mangiarizza, per me è una cosa straordinaria, per cui io sono legato a queste immagini. Quindi capite quanto poi il fotografo
si emoziona anche quando fa delle fotografie. Poi ci sono anche le televisioni cinesi, perché ecco, su una macchina di alcuni amici cinesi ci facciamo il giro per Roma, perché capita anche questo, no? Qui ci troviamo a Napoli, qui sempre durante la manifestazione del Capodanno cinese. Vedete come si curano i particolari, queste donne bellissime, vestite in un certo modo, io le trovo deliziose. Poi io mi diverto a lavorare con i riflessi, da fotografo ognuno ha le proprie fisime mentali, insomma. Anche in questo caso io approfitto dei fumi, no? Quindi questa mano che esce, questo signore che cammina attraverso questi fumi. Perché io utilizzo un linguaggio, come dire, occidentale, e questo è un altro punto, no, che bisogna dire. Certamente il mio occhio è un occhio di un occidentale che guarda un'altra